Presidente De Nichis, allora, alla fine è finito 3-0, però da questo Manfredonia ci aspettavamo di più, una partita giocata un po' in sordina, nel secondo tempo ha lasciato l'iniziativa addirittura agli avversari, però c'era un controllo da parte del match, da parte del Manfredonia, si poteva fare di più, Presidente? Sì, sicuramente si poteva fare di più, l'approccio, diciamo, a tratti è stato superficiale, forse troppo convinti dei propri mezzi. Devo dire che ho visto una nuova Daunia molto attrezzata, una squadra molto quadrata e messa anche bene da un punto di vista atletico. Ha continuato a correre anche per tutto il secondo tempo. Devo dire che in un paio di occasioni, sia al primo che al secondo tempo, ha anche impensierito, diciamo, la nostra tre quarti. Sì, sinceramente, forse una partita presa un po' sotto gamba e dobbiamo cercare, come dico sempre, di chiudere queste partite i primi 20 minuti per non lasciare spazio alle iniziative offensive degli avversari. Presidente, serve una punta al Manfredonia e la panchina ci sembra corta. Il primo cambio al 75esimo segna, insomma, che probabilmente non ha tutti gli uomini che vuole il mister. Sì, come ho già detto precedentemente, sicuramente verrà puntellata la squadra in queste settimane, sia nel reparto offensivo ma anche nel reparto mediano. Devo dire che la panchina vede coinvolti parecchi giovani della nostra juniores. Come ho detto sempre inizialmente, il nostro progetto è proprio quello di dar respiro alle giovani leve, anche perché senza una costruzione dal basso dalle giovani leve il palazzo crolla. Quindi, diciamo, la scelta di mandare in prima squadra e far vivere, diciamo, la prima squadra ai ragazzi della juniores è una scelta, diciamo, della società. Chiaramente c'è una spina dorsale comunque compatta per quanto concerne, diciamo, i ragazzi d'esperienza, e ci rafforzeremo, come detto, ancora di più nella prossima settimana, cercando appunto di dare l'impennata finale e cercando di fare un girone di ritorno che ci conduca, lo spero, ad aggiungere alla vetta della classifica. Le note più positive arrivano dalla fase difensiva, davvero si subisce poco pur lasciando l'iniziativa agli avversari. Farete qualcosa lì o lì sembra che si sia coperti, Presidente? In verità il reparto difensivo l'abbiamo già rafforzato con l'arrivo di Tristano, che avete visto negli ultimi minuti, un giocatore, diciamo, un bel giocatore che ha già militato a Manfredonia in Serie D, un ragazzo veramente di grande prospettiva. La difesa si è compatta, è molto sicura dei propri mezzi e, come abbiamo potuto vedere, abbiamo delle ripartenze fulminee che possono anche diventare devastanti talvolta. Oggi abbiamo anche ci siamo mangiati anche un sacco di gol, io ne conto almeno 6 o 7, diciamo, di palle lì sulla linea della porta che il portiere, con qualche miracolo, o il difensore avversario ha cercato, diciamo, di mettere fuori, ma la partita, diciamo, poteva anche avere un risultato, direi, un pochettino più rotondo. Bene, grazie Presidente.